Record per l'edizione 2019 di Pescaiola da vivere, 30% in più di presenze e affari positivi tra commercianti. L'evento di Confcommercio dunque ribadisce la propria importanza per una zona cruciale della nostra città. Le scuole di ballo hanno riscontrato il maggior successo insieme al food grazie anche alla presenza straordinaria di nuovi talenti aretini Flash Kids. Dal 13 giugno la festa potrebbe continuare ogni giovedì con il prolungamento dell'orario di apertura di attività ai negozi fino alle 22. La festa che inizia l'estate, la nostra estate aretina. Nel corso degli anni abbiamo fatto tanti eventi, ne abbiamo coniati tanti, questa è stata una continua che non smetteremo mai di fare perché è l'anima del quartiere, perché questo quartiere è un quartiere dove le oltre 100 attività si danno un grande da fare tutto l'anno per vivere una giornata in festa, una giornata di shopping, una giornata di sinergia e di comunione di intenti ma anche di propositi. Volevamo puntare la nostra attenzione come qui a Pescaiola dove i negozi sono quelli tradizionali, negozi di vicinato, presidi sociali, sintomo di appunto centri di aggregazione, che la perdita di questi negozi di tipo tradizionale è una perdita sociale, è un valore aggiunto alla città e quindi viva i negozi, i nostri negozi del cuore. È un quartiere fortemente coeso e con una grossa identità, cioè chi sta a Pescaiola ci sta perché ci vuole stare, perché ha amici, perché ha conoscenti, perché quando vai in un negozio non è uno sconosciuto e quindi ha uno spirito di aggregazione che francamente dovrebbe essere esportato anche ad altri quartieri di Arezzo. Io sono contento di questa ennesima edizione di Pescaiola in strada, è bella, si sta insieme, ci si diverte nella massima tranquillità, sono tutti contenti una volta tanto, i residenti e commercianti che normalmente hanno interessi diversi. Stasera è allegria per tutti.